Sì, mi piace mangiare, soprattutto penso che il cibo non sia soltanto un fatto di mangiare e di sfamarsi, ma è anche un modo per consolarsi, un momento di convivialità. Io ho tanta voglia di scrivere un libro di cucina e spero prima o poi di avere il tempo per farlo. Questo perché? Perché comunque appunto il cibo non è soltanto un bisogno, ma è un qualche cosa che racconta una storia con cui ci si lega rispetto al passato, con cui si mantengono vive certe tradizioni. Allora, in cucina non ho assolutamente un televisore, la mia cucina era un vecchio corridoio che è stato trasformato appunto a cucina, c'è una finestra perché comunque in cucina ci deve essere la finestra, il muro è rosso, non c'è niente se non lo spazio per cucinare, c'è appunto i fornelli, dei piani abbastanza liberi, quei pochi elettrodomestici che uso li ho tutti infilati e nascosti dentro l'armadio, io cerco di fare tutto a mano perché non mi piace usare gli elettrodomestici e quindi uso il coltello e non il frullatore, cerco di tagliare, affettare, mescolare tutto a mano perché mi piace questo tipo di modalità appunto diretta e coinvolgente per la preparazione del cibo. Le mie ricette si basano molto sul riuso e sul combinare insieme elementi diversi. Io credo che appunto ci siano delle armonie, delle chimiche, diciamo, fra i sapori che vanno sapute combinare. Per ogni cibo e per ogni persona c'è un qualcosa di speciale. Per degli amici, non lo so, si può cucinare della carne mettendoci dentro della frutta. Un piatto semplice come può essere, io sono toscana, quindi la ribollita o una pappa al pomodoro può essere comunque rinfrescato e rivitalizzato con un tocco, diciamo, di novità. Assolutamente vero. Il pane secondo me è l'ingrediente fondamentale della cucina. Io se sono stanca o se sono affamata o così, pane, pane solo. Non riesco a mangiare senza pane, nemmeno la pasta asciutta. Amo fare il pane in casa, quando posso lo faccio, non assolutamente con quelle macchinette con cui viene una scatola rettangolare più o meno in sapore, ma piuttosto appunto con un modo abbastanza artigianale di fare il pane anche nel forno tradizionale, perché chiaramente in casa non ho un forno a legna, ma appunto mescolando le farine, facendolo lievitare a lungo, eccetera, e facendo un buon pane casalingo che dura parecchi giorni.